Credo che per me quell'EP è stato come fare dei piccoli tagli e fossero dei racconti appunto legati a un romanzo di formazione che per me è questo disco. Pensa quanto sono completamente suonato, cioè per me è un romanzo di formazione. Detto questo, non è utile parlare d'amore, nel senso che non dà alcuna utilità, in primis. Cioè, che utilità dà parlare d'amore? Ma io provo a pensare alla relazione tra due esseri umani, no? Che si dicono ti amo. La vera utilità sta nell'uno dire all'altra o all'altro, secondo, ti amo, e l'altro risponde. Una volta fatto questo, ci siamo già detti tutto. Esatto, Se concordo. dovessimo rimanere all'utilità. Allora, per certi versi è un'affermazione, è inutile, ma quanto è invece assolutamente importante per gli uomini fare cose inutili, sentirsi inutili, avere un'inutilità in un mondo dove tutto deve essere utile. Allora, come vedi, vado a confermare la cosa relativa a Solo Fiori, all'EP, nel senso che l'amore è una delle poche libertà che ci rimangono, dove veramente siamo costretti a lavorare sull'irrazionale, costretti, perché l'amore è intercettare il mistero dell'altro. Se tu non vuoi intercettare il mistero dell'altro, non stai amando, stai semplicemente cercando di mettere la tua persona, il tuo essere nell'altro essere, un discorso legato strettamente al possesso, ma ha un senso. Quello veramente è una cosa inutile. Amare è semplicemente dimenticarsi, dimenticare se stessi. Perché una volta che dimentichi te, ammesso non concesso che uno si risolva, ma penso che nessuno si risolva veramente fino all'ultimo giorno, se dimentichi te e togli Dio, la relazione con l'altro, che sia amorosa, che sia di altro tipo, è una relazione che è legata al noi, sei più tu, e tu con diventa un noi. Ecco. Perciò auspico che questo succeda per tutta l'umanità. Ovviamente noi appunto siamo nel contesto del mondo, in der Welt sein, a proposito, c'è un pezzo che si chiama Der Nicht sein, Heidegger diceva che l'uomo è in relazione al mondo, perciò ovviamente per me è stato importante avere uno sguardo sul mondo, non posso farne a meno, perché lo vivo, cerco di viverlo. È chiaro che la presunzione lavoro sta nel parlare di vicende legate al piccolissimo per poi espandersi quantomeno la società e quantomeno all'universale, insomma, l'universale degli uomini, che è sempre molto parziale ed è sempre soggettiva per ognuno di noi. E non so se questo è sicuramente è una presunzione, sicuramente è un tentativo, come tutti i tentativi, può riuscire o non riuscire, non mi interessa che sia riuscito o non riuscito. E per me era già importante avere questo tipo di presunzione, ammesso e non concesso. Ovvero del presumere, significa del presumere. Presumo che. Perciò alcune risposte me le sono date, altre sono informazioni, altre tempo lo dirà se hanno un senso oppure no. Certo, questo è un momento storico in cui, diceva giustamente il buon Marco Parente, buone prestazioni sessuali, così dell'uomo, così del cane, cioè nel senso è come se fossimo lanciati in un cinodromo. E tra l'altro la cosa divertente è che scommettiamo noi su noi stessi o su un altro, perché è abbastanza un cortocircuito questo dal punto di vista di questo momento storico. E quello che mi viene da pensare è che spesse volte il pensiero molto coinvolto dal desiderio fittizio che sottende un desiderio preciso, chi sono io, dove vado, qual è la mia posizione nel mondo, è meglio stare in alto, stare in basso. Ovviamente tutti vogliono viaggiare in prima, diceva il grande poeta. E allora che Esatto. succede? Cosa succede? Succede che all'interno di questa coercizione del pensiero legato anche alla relazione col mondo,
Cosa ci rimane per essere un pensiero, per essere anche un pensiero vivo e diverso, per sentire la libertà di avere il proprio senso? C'è la relazione, c'è l'amore, la relazione con l'altro, perché ti costringe a non essere pragmatico. Come dicevo prima, sta nelle sfumature il racconto di due amanti, sta proprio D'accordo. non esiste un bilancio del do ut des, Non dovrebbe esistere quantomeno un bilancio del do ut des. Concordo. Quello che succede perciò è che non abbiamo cercato di esplorare questo. Allora, in realtà, l'episodio di Canzoni Brutte ha strettamente a che vedere nella narrazione, il momento in cui, per sconforto, uno di questi personaggi fa una considerazione cercando di tendere non più alla purezza delle cose, ma all'artefazione, al fare arte non esserlo, ecco, per intenderci. E allora cosa succede? Succede che mi serviva della narrazione del disco questo momento, ma detto ciò, alle Olimpiadi c'è chi arriva 19esimo, ma è anche alla corsa campestre di qualsiasi posto. Inserisci tu il nome di Caronno Pertusella oppure di Foligno, ecco. E c'è chi arriva 19esimo, 32esimo, milionesimo. La domanda è: dà soddisfazione il fatto di aver magari superato il proprio limite? Questa è una cosa importante, ma anche semplicemente tendere verso il proprio limite dovrebbe dare soddisfazione. E perciò questa definizione, ormai, questa definizione degli esseri umani tra vincenti e perdenti, che esiste da almeno 70 anni, grazie agli americani, che ringraziamo sempre la cultura americana, per me ha un senso relativo. Ha un senso relativo perché tutti gli esseri umani più meravigliosi che io ho conosciuto, la mia considerazione, perciò non vale nulla, Certo. sono esseri umani che non hanno bisogno di farsi vedere. Non hanno bisogno di farsi vedere, perché bastano a sé, perché hanno un loro timone tra le mani, non sanno assolutamente quale sia la loro destinazione, ma è quello che devono fare, sentono che è quello che devono fare. Allora mi viene da pensare che forse questa definizione, tra chi vince e chi perde, chi fa gli stadi, chi fa le pulizie, sia una gran cazzata. Eh? E siamo veramente in questo momento storico, dove le cazzate vincono, ed è bellissimo, non è bellissimo. In realtà devo dire che è Fantastico. stato naturale, è stato naturale nel senso che Dario ha sentito l'oceano e si è sentito appartenente a quel tipo di narrazione. Neri, Marco Re, ho sentito 2712 e si è sentito incuriosito da quella narrazione. E perciò l'hanno scelto loro. Un'altra cosa che unisce questi due doni che ci hanno fatto è la generosità. Perché ambedue sono persone estremamente impegnate e impegnate anche nel momento storico in cui dovevano fare quella cosa, chi doveva fare un film, chi doveva fare una fiction, chi stava facendo il disco, e hanno trovato il tempo per voltarsi indietro, vedere questo manipolo di disperati e darlo in mano. Allora, questa è una cosa veramente che non succede mai, e perciò la cosa che li unisce è anche questa caratura sentimentale, il fatto di aver voluto veramente abbracciare un'idea. E questo è molto bello. E, francamente, io veramente anche commovente per quanto mi riguarda. E io li ringrazio, e i miei compagni ringraziano qui all'eternità per questa cosa. E in più, semplicemente quello che è successo è che davvero forse avevano bisogno che noi proponessimo qualcosa che davvero desse il loro modo di entrare nella narrazione, e abbiamo avuto la fortuna di riuscire a farlo. Non avrei mai pensato, tutta franchezza, siamo nel campo dell'impossibile in questo caso.